infiltrazioni soprattutto nel settore turistico, nella parte nord della provincia, radicata presenza mafiosa nel capoluogo, nel triangolo lariano, area ricca di piccoli comuni e ghiotta per gli interessi della criminalità organizzata, e infine il complesso meridione a sud della città, con la massima concentrazione dei gruppi di riferimento dell'Ndrangheta. Il nuovo rapporto mafia ed economia in Lombardia, presentato oggi a Milano, mostra una scansione territoriale dettagliata della presenza della criminalità organizzata in provincia di Como. Il documento è stato messo a punto da CROSS, l'Osservatorio sulla criminalità organizzata dell'Università di Milano, e dalla CGIL, ed è stato firmato da Nando Dalla Chiesa e Andrea Carni. Al territorio lariano è dedicato un focus particolare, un approfondimento che parte dall'inquadramento criminale. Sulla cartina sono indicati gli 8 locali di 'Ndrangheta presenti: Como, Appiano Gentile, Senna Comasco, Cermenate, Fino Mornasco, Erba, Canzo Asso e Mariano Comense. Sono 156 i beni confiscati. Como, con Varese, si legge nel rapporto, spicca per l'abilità dei clan di radicarsi e mettere a frutto la vicinanza alla frontiera e la posizione più riparata rispetto a Milano. La zona sud del capoluogo è quella in cui emergono le maggiori infiltrazioni, con la presenza di ben 5 locali di 'Ndrangheta. Il rapporto cita alcune delle indagini che negli anni hanno certificato la presenza della criminalità organizzata e scandisce 4 fasi del radicamento della mafia sul territorio. Emerge dallo studio una fase di acquisizione dalla fine degli anni 90 al primo decennio degli anni 2000, con il mantenimento delle commesse e intimidazioni all'occorrenza, momento seguito da 2 anni di tensione, il 2007-2008, caratterizzati da danneggiamenti e incendi. Dal 2009 al 2018 c'è stato il periodo del controllo, con un aumento delle commesse e una cosiddetta normalizzazione degli atti intimidatori, quindi una nuova fase di violenza fino al 2019, seguita alla rottura degli equilibri. Il documento cita una frase emblematica di un presunto boss: «Io sono qui da 30 anni e ti pare che devono lavorare sti Mao Mao? Prima devo lavorare io, e se poi avanza qualcosa lavorano loro, se voglio io». Ci sono delle caratteristiche del territorio che in alcune zone è suddiviso in comuni piccoli e piccolissimi dal punto di vista della densità abitativa, della densità dei residenti, che meglio si prestano a questo tipo di penetrazione sociale. Ha concentrato in maniera particolare la presenza di queste famiglie mafiose, che fanno da testa di ponte per far riversare sul territorio ingenti quantità di ricchezza ottenuta con le attività classiche della malavita organizzata, e che nei nostri territori viene riciclata l'utilizzo di queste risorse per acquisire attività, a partire dalle attività che si trovano in difficoltà. Il settore turistico ha molte facce, no? Come noto. Ce ne sono sicuramente di quelle più deboli, relativamente più deboli. Mi riferisco a un settore particolarmente esposto a questo tipo di incursioni, che è quello della ristorazione, dei bar, che sono da sempre nel mirino di queste organizzazioni. E quindi sì, mi verrebbe da dire, certamente in quelle zone del nostro paese dove il turismo si propone come un'attività forte, organizzata, capace di creare ricchezza, sicuramente il rischio che nei punti più deboli, nei gangli più esposti, ci siano infiltrazioni, ci sia più alta probabilità di infiltrazioni, c'è. Cioè.